Welcome to our hosts, welcome to everybody. It's an honor for me to stay with you today. The organization asked me to speak in Italian for this part in order to change languages and knowledges. So I will speak in Italian and we'll hear the translation. But later we can discuss using all our languages. Many thanks. La mattinata di oggi ha la grande opportunità di avere voci, come detto nel titolo, da più continenti, da più parti del mondo. E questo è certamente coerente con la dimensione globale, appunto, dell'educazione e la cittadinanza. Per introdurre i contributi dei nostri ospiti, che toccheranno aspetti diversi della Global Citizenship Education, vi vorrei evidenziare alcuni elementi che possono guidare la riflessione. La Global Citizenship Education in questi anni si è venuta imponendo nelle dichiarazioni ufficiali di autorevoli organismi mondiali, l'UNESCO, ma non solo, si è venuta imponendo all'attenzione dei ricercatori nel campo dell'educazione e delle problematiche sociali, in ambito accademico e fra le organizzazioni non governative. È crescente anche l'attenzione delle istituzioni e dei decisori delle politiche dell'educazione. Allora, quando questo accade, per alcune prospettive, per alcuni paradigmi, come quello della Global Citizenship Education, occorre anche prestare attenzione, a mio giudizio, agli inevitabili rischi che questa diffusione può avere. Sono elementi già evidenziati nel dibattito a livello mondiale, ma in particolare vorrei sottolineare tre rischi principali a mio giudizio. Il primo è l'astrazione degli elementi più importanti, degli aspetti culturali, educativi, sociali, che la Global Citizenship Education propone. Significa che se delle pratiche educative vive nelle scuole e nelle società vengono ridotte a concetti astratti, ciò è necessario, utile per il dibattito sicuramente accademico, per il dibattito teorico, però segna e aumenta la distanza proprio con le pratiche. E quindi riteniamo che educare la cittadinanza globale sia dichiarare concetti astratti. In passato già è avvenuto, ad esempio, per l'educazione interculturale, è avvenuto per l'educazione allo sviluppo, è avvenuto per l'educazione alla pace e ai diritti umani. Il divario tra le dichiarazioni dei principi, dei grandi scenari, degli obiettivi che gli organismi si danno e anche l'umanità si dà, e le pratiche, che esistono ma che non corrispondono a questa, non possono essere ridotte a questa astrazione. Secondo aspetto critico, secondo rischio, è il rischio che
il paradigma della cittadinanza globale venga ritenuto acriticamente universale. Una universalizzazione dei suoi valori di riferimento, dei suoi principi fondanti, per i quali l'idea di educazione, ma la lettura della globalizzazione, l'idea che si ha di cittadinanza, siano ritenuti concetti universali, univoci e condivisi, al di là delle specificità dei contesti, delle specificità culturali, sociali e politiche. E le diverse voci di oggi dimostreranno quanto questi concetti sono invece ricchi di significati attribuiti dai contesti locali, dalle condizioni concrete di vita. E sappiamo che un tentativo di universalismo nasconde il rischio di un etnocentrismo che non vuole apparire e che quindi si ritenga universale ciò che alcune parti di questo mondo, in particolare sempre l'Occidente e il Nord del mondo, hanno definito essere educazione, globalizzazione oppure cittadinanza. Alcuni di questi termini, alcuni termini relativi a queste parole chiave, addirittura, come vedremo questa mattina, non hanno quasi traduzione linguistica in molte lingue del mondo. Terzo rischio, e forse sono anche molti di più, ma poi mi limiterei, è che la Global Citizenship Education, che a mio giudizio raccoglie gli elementi più originali dell'educazione interculturale, dell'educazione allo sviluppo, e li riformula in una prospettiva coerente appunto con un mondo globalizzato, ha un irrinunciabile portato politico. Rappresenta una lettura politica dei processi educativi, dei processi di globalizzazione e di costruzione della cittadinanza. Anzi, presenta più letture politiche a seconda di come viene tradotta e come viene realizzata. Il rischio è che questa lettura politica, in una formulazione astratta e universalistica, si perda e che l'educazione alla cittadinanza globale diventi un oggetto di studio, un oggetto di apprendimento neutro, da aggiungere ad altre discipline ritenute altrettanto neutre, mentre pone questioni che richiedono scelte e prese di posizione. La dimenticanza del portato politico di questa prospettiva la rende forse più utilizzabile nelle scuole, nelle società, ma a livello superficiale. Non pone i veri interrogativi che un processo mondiale di educazione alla cittadinanza globale invece pone, evidenziando contraddizioni e problemi. Questa è una questione impegnativa per gli insegnanti e per gli educatori, perché si collega al noto problema del ruolo anche politico delle professioni educative, dibattuto da tanti anni, ma relativo a che ruolo politico esercita un insegnante, ad esempio, mentre è a scuola
con i suoi allievi. Ecco, questi sono tre rischi. È sempre più semplice dire quali sono i rischi e non dire come evitarli o come superarli. In generale mi sembra che sia necessario adottare uno sguardo critico, cioè non accettare termini, prospettive, ipotesi di lavoro acriticamente perché in questo momento sono prevalenti, sono diffuse, sono nel mainstreaming del discorso educativo, ma che occorra farci e fare domande. Per questo abbiamo degli ospiti ai quali abbiamo fatto domande e loro stessi, credo, ne porranno a noi. Ma ad esempio, sul tema dell'universalismo sarebbe interessante porci domande su quali sono, possono essere realmente i concetti, i valori universali che la Global Citizenship Education può adottare. Ma allora questi concetti che si suppongono universali vanno, se vogliamo assumerli criticamente, sottoposti a un trattamento di etnocentrismo e di relativismo, di riconoscimento dell'etnocentrismo e anche di relativismo critico. Quindi assumere i valori della solidarietà, della cooperazione, altro ha al vaglio del relativismo di tipo culturale, di tipo sociale, anche di tipo etico, e discuterlo. E vedremo il contributo su questo di alcuni contesti. Proprio i contesti vanno sottoposti a critica. Quali sono le condizioni nei contesti educativi? Le condizioni concrete, non unicamente i sistemi scolastici, ad esempio, ma nel concreto delle scuole, quali sono le condizioni concrete che vivono studenti, insegnanti e dirigenti, ma così anche nei contesti sociali dove avviene l'educazione. E quindi ai nostri ospiti chiederemo di esplorare alcuni di questi contesti per chiedersi in che modo favoriscono processi di apprendimento della cittadinanza globale o invece li limitano. Un'altra domanda ancora è relativa alla questione della politica che vi dicevo prima. Sarebbe interessante, credo, chiederci quali sono gli elementi concreti che influenzano oggi l'educazione a cittadinanza globale, di tipo istituzionale, di tipo culturale e di tipo politico. Quali sono leggi, orientamenti culturali che indirizzano la Global Citizenship Education verso certi contenuti o certe modalità oppure verso altre modalità. E infine, so che è una domanda che è già stata posta, ma anche le altre, ieri ho partecipato in parte ai lavori del pomeriggio, ma alcuni di questi temi, la ricerca, ho sentito che li aveva toccati, si pone una domanda rispetto a come i soggetti, attori dei processi educativi e sociali fanno educazione a cittadinanza globale e non unicamente la ricevono. Innanzitutto i giovani, in che senso sono attori attivi del processo educativo e di cittadinanza, ma anche i soggetti tradizionalmente marginali, i soggetti esclusi, i migranti, sono solo destinatari di processi di inclusione e di educazione che prevalentemente
richiede di adattarsi o attivano processi di costruzione della cittadinanza che modifica anche concezioni e realtà dei paesi ospitanti. Insomma, che ruolo hanno i soggetti in questo processo? Queste altre domande proveremo a esplorarle in questa mattinata, nella quale, come dicevo, abbiamo la fortuna di avere ospiti che per la loro provenienza non solo nazionale, ma proprio di mondi culturali, sociali che hanno frequentato e frequentano, possono aumentare le prospettive del confronto e del dialogo. Il primo intervento sarà di Yoko Mochizuki, giapponese, ma con una formazione in educazione comparata negli Stati Uniti e un impegno attuale in India, ha collaborato al report sul programma Rethinking Schooling, che è un report del quale oggi Yoko ci parlerà, che considera l'educazione alla pace, alla sostenibilità, allo sviluppo e alla cittadinanza globale in Asia. E se solo parlare di India richiederebbe un'attenzione per rappresentare il tema dal punto di vista di un'enorme varietà di mondi, se il report è sull'Asia, stupisce che sia solo di 300 pagine. Ma le 300 pagine sono una sintesi di un lavoro molto più ampio, ovviamente. Ecco. In particolare, per le proprie competenze, Yoko Mochizuki si soffermerà su gli aspetti di comprensione dei concetti relativi alla sostenibilità, alla pace, alla cittadinanza globale in Asia, cioè come questi concetti sono recepiti e tradotti, se esistono le parole per dirli, per esprimerli. Insomma, uno degli elementi che vi avevo posto prima come i rischi, che diamo per scontato che parliamo della stessa cosa. Ecco. E poi con un'attenzione particolare al mondo della scuola, come uno degli ambiti dove questi processi avvengono.